Gentili telespettatori, con questi paesaggi bellissimi che mostrano il lago di Iseo nella sua parte finale, infatti siamo a Toline di Pisogne, queste montagne dietro di me, le prealpi bresciane, camune orobiche spruzzate di neve, mi si allarga il cuore, mi si amplia lo spirito, perché la Val Camonica per me è estremamente importante. Ci stiamo incamminando verso l'Alta Val Camonica, nella zona di Sonico, dove vedremo mura antiche disseminate nel bosco, enigmatiche, risalenti al Medioevo, mura che sostengono coltivazioni antiche o mura megalitiche di millenni or sono, chi lo sa. Poi incontreremo anche un aspetto della cultura locale, dialettale, e poi nella Val Grigna a vedere il museo etnografico del Silter. Il Silter è questo Silter, come molte altre malghe invece ancora attive, si trova lungo il percorso che si chiama la Via dei Silter, che è sostanzialmente un'alta via che si sviluppa in questa zona ampia che è la cosiddetta area vasta Val Grigna, e vuole proprio andare a toccare la montagna nel suo aspetto più vivente, percorrendo e raggiungendo anche molte malghe ancora attive, dove l'escursionista può fermarsi, assaggiare i prodotti e chiacchierare e capire veramente qual è la vita degli alpeggiatori su queste montagne.